Buongiorno a tutti voi, benvenuti in Educare, benvenuti al nostro consueto appuntamento sponsorizzato dal Comune di Cavaria. Oggi parliamo di un altro disturbo specifico dell'apprendimento, che è la disgrafia. Allora, la disgrafia riguarda la grafia del soggetto in età evolutiva e non, come utilizziamo lo strumento di scrittura, ma anche come risulta il nostro tratto grafico. Quindi è importante capire che in questo disturbo specifico dell'apprendimento i canali pedagogici che dobbiamo monitorare sono due. Innanzitutto il corpo del bambino o del ragazzo in età evolutiva e anche la qualità della scrittura. Perché si parla di corpo nella scrittura? Beh, il corpo è importante, come ci posizioniamo nel momento in cui teniamo in mano lo strumento di scrittura. Un bambino che è disgrafico può avere un'estrema rigidità nel polso, quindi fa fatica nel tenere in mano lo strumento di scrittura. Il tratto grafico può essere, quindi può avere, diciamo, delle ripercussioni anche proprio per le modalità corporee con le quali il bambino si appresta all'utilizzo dello strumento di scrittura. Parliamo poi di qualità del tratto grafico. La qualità del tratto grafico ci dice che non è ottimale, è una qualità sulla quale bisogna lavorare, una qualità che prevede magari un'eccessiva pressione sul foglio oppure l'effetto contrario. È un po' un disturbo dell'apprendimento che qui in Educare rendiamo molto più semplice di quello che in realtà i libri ci consigliano mentre li studiamo. È un po' la scrittura zampa di gallina. Cosa si può fare per compensare e supportare questo disturbo dell'apprendimento? Sono in auge dei programmi molto importanti che aiutano i ragazzi anche a poter utilizzare bene la tastiera del computer, ad esempio. Chiaramente si va a lavorare prima sulle capacità motorio-prassiche della motricità fine del bambino per poi arrivare a proporre magari l'utilizzo dello strumento della tastiera per utilizzare il PC attraverso l'educazione e l'apprendimento di come le dita si posizionano bene sulla tastiera del computer per produrre la scrittura. Io spero che questo breve video sia stato esaustivo e vi aspetto al nostro prossimo incontro che parlerà e concluderà quelli che sono i disturbi specifici dell'apprendimento. Ringrazio le mamme che in questi giorni mi hanno scritto, mi hanno mostrato il loro interesse, soprattutto per quanto riguarda la nuova reintroduzione della DAD anche a partire da quelle che sono le scuole dell'infanzia. Sarà mia cura proporvi una piccola riflessione anche stimolata dalle innumerevoli domande che mi avete posto in questi momenti. Vi ringrazio e ci vediamo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti!